andremo a preparare una ciambella con banane, noci e cioccolato fondente a scaglie. Allora, per prima cosa andiamo a tagliare a scaglie il cioccolato, andiamo a spezzettare le noci, andiamo a tagliare le banane e andremo a versare sulle banane anche il succo di mezzo limone. Procediamo. Una volta tagliate a pezzettini, andiamo a versarci sopra il succo di mezzo limone. Li andiamo anche a mescolare e mettiamo tutto da parte. Ok, adesso in una ciotola ho messo 3 uova e le vado a lavorare con lo sbattitore elettrico. Adesso andiamo ad aggiungere lo zucchero. Continuiamo ad amalgamare il composto per qualche minuto. Aggiungiamo l'acqua e continuiamo a mescolare bene. Andiamo ad aggiungere l'olio. Adesso dobbiamo aggiungere la farina. Io vado a mettere il coperchio in modo che la farina non vada fuori e l'andiamo ad aggiungere a cucchiaiate, quindi sempre con le lame in movimento aggiungiamo un po' alla volta la farina. Mescoliamo bene per qualche minuto. Infine andiamo ad aggiungere il lievito per dolci e mescoliamo. Adesso questo lo tolgo, vado a sistemare un po' il composto e adesso andiamo ad aggiungere le noci, il cioccolato e le banane. Andiamo ad amalgamare bene il tutto. E lo andiamo a versare in uno stampo per ciambella da 26 che precedentemente ho già oleato e infarinato. Ad infornare in forno preriscaldato a 180 gradi in modalità statico per 50 minuti circa. Naturalmente a fine cottura bisogna fare sempre la prova a stecchino. Allora sono passati 55 minuti e adesso vado a sfornare la ciambella. Eccola qui. A questo punto la nostra ricetta è terminata. Come sempre giù nell'info box vi lascio gli ingredienti per la ricetta e alla fine del video troverete le foto. Se vi è piaciuta mettetemi un mi piace e se volete iscrivetevi anche al mio canale. Vi lascio alla prossima ricetta, un bacio!